Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi parlerò di autori italiani. Mi sono dimenticata però di farvi vedere alcuni libri di autrici italiani che ho dimenticato di mostrarvi nel video precedente. Ci tenevo a farlo, ve li mostro velocemente adesso qua. Ho dimenticato di farvi vedere questo romanzo di Emma La Spina, che vive in Sicilia, non so se è di origini siciliane. Comunque, questo romanzo è una storia vera. È la storia di questa bambina Emma che lotta per sopravvivere al nulla. Non ha né madre né padre, non ha una famiglia, è rinchiusa in un collegio e è una testimonianza dolorosissima e disarmante di quest'infanzia negata, che io non vedo l'ora di leggere. Sapete che io amo questi romanzi tratti da storie vere, strazianti. E questo l'ho recuperato a un book crossing. Poi ho dimenticato di mostrarvi Quella vita che ci manca di Valentina Urbano. Di lei ho letto anche Acqua Nera, romanzo che mi è piaciuto davvero tanto, ma che ho scambiato. Un po' me ne sono, diciamo, pentita, però vi consiglio di recuperare Acqua Nera. Questo mi manca da leggerlo, da leggere. Anche questo l'ho preso a un mercatino dell'usato. E Valentina Urbano è nata alla mia età nell'85 a Roma, dove vive e lavora come illustratrice per l'infanzia. Ha scritto anche altri romanzi. A me piace molto, è piaciuta molto in questo romanzo Acqua Nera, appunto. Ora vediamo questo come sarà. È una storia. Vediamo, se vi riesco a dire brevemente. Dal padre Valentino ha ereditato quell'idea che una vita diversa sia possibile, ma forse non se vivi alla fortezza. Valentino è il minore dei quattro fratelli, Smeraldo, figli di padri diversi. C'è Anna, che ha soli 30 anni, non ha ormai più niente da chiedere alla vita. C'è Vadim, con la mente di un dodicenne, nel bellissimo corpo di un ventenne. E poi c'è Alan, il maggiore, l'uomo di casa, posseduto da una rabbia tanto feroce quanto lo è l'amore verso la sua famiglia. Valentino nasconde un segreto e sente che scegliere lei significherebbe tradire la famiglia. Insomma, storia di famiglia, di tradimenti, di segreti. Vedremo come sarà. Vado veloce perché ho tantissimi libri da farvi vedere di autori italiani. Altra autrice che mi sono dimenticata, Paola Giovetti. Però non c'è scritto nulla di lei, ma dal nome intuisco che sia italiana. Ha scritto I fenomeni del paranormale, questo libro vecchissimo, bello. A me piace anche questo genere di libri dove si parla del paranormale, dei mondi onirici. Questo mi è stato regalato. E questo libro presenta in maniera semplice e chiara una tematica che oggi incontra sempre maggiore interesse e che è quindi opportuno conoscere, appunto il paranormale. Ce lo presenta attraverso una documentazione rigorosa e appassionante, mettendo in luce la dilatazione di orizzonti e di coscienza che i fenomeni psichici possono offrire. Essi infatti ci aiutano a scoprire la faccia nascosta dell'animo umano, a individuare il nostro potenziale inesplorato e, smentendo per loro natura la visione materialistica della vita, inducono ad alzare gli occhi verso l'alto. Io non so se questo libro si trovi ancora, perché è veramente datato, se viene ripubblicato, non ho la più pallida idea. È del 1990, quindi non so che cosa dirvi, mi dispiace. Poi ho questo saggio, Il bambino nascosto, favole per capire la psicologia nostra e dei nostri figli, di Alba Marcoli, psicologa, clinica di formazione analitica. Si occupa da anni di disagio minorile, di problemi di famiglia. Non so, insomma, non so di dove sia, di quale città sia.
Comunque, molto interessante credo che sia questo saggio. E poi di Bianca Pizzorino. Bianca Pizzorino si occupa da molti anni del mondo dell'infanzia, anche lei ha scritto romanzi di grande successo. Io ho questa edizione bellissima trovata, un book crossing, edizione vecchia di Einaudi Ragazzi, extraterrestre alla pari, con illustrazioni di Emanuela Bussolati. In questo romanzo, capace a un tempo di far ridere e far pensare, Bianca Pizzorno, avevo detto Pizzorino, scusate, Pizzorno, mostra quante contraddizioni e quanti pregiudizi si annidano nell'educazione delle bambine e dei bambini e quante volte sia difficile scegliere ciò che si vuole diventare quando tutti ti dicono chi sei. Li ho conclusi, credo di sì, ora vi inizio a presentare, a parlare di autori. Degli autori italiani che io ho. Allora, iniziamo da Donato Carrisi. Donato Carrisi, io ho La casa senza ricordi, trovati tutti al mercatino dell'usato, La ragazza nella nebbia, L'uomo del labirinto, L'ipotesi del male, ne ho tantissimi, mi devo il suggeritore. Solo questo l'ho preso in libreria perché ne avevo sentito parlare benissimo. Come sapete, lui, autore di questi romanzi, thriller gialli, di lui ho letto La casa delle voci, insomma, non è che mi aveva entusiasmato, poi non so perché mi incuriosisce tanto, ultimamente mi è passata un po' la voglia di leggerlo, però visto che li avevo recuperati, devo iniziare a leggerli. Donato Carrisi è nato nel 73 a Martina Franca e vive a Roma. E ha studiato criminologia e scienza del comportamento. È anche sceneggiatore di serie televisive per il cinema. E vedremo da quale io ho voglia di procedere con Donato Carrisi. Non vi sto a leggere trame perché altrimenti non ne veniamo più a capo. La casa senza ricordi è uno degli ultimi che ha scritto. Credo che inizierò dal suggeritore, non lo so. L'ipotesi del mare, l'uomo del labirinto fanno parte di una trilogia, mi pare. Fatemi sapere nei commenti se lo sapete, ma a me manca il cacciatore del buio, che non ho preso, ma che ho. Vediamo un po'. Credo che lo ho, però non. La ragazza nella nebbia. Forse quello mi manca. Credevo di averli tutti. Invece mi sbagliavo. Vabbè, comunque, per l'appunto mi manca il cacciatore del buio. Il tribunale delle anime. Comunque ne ha scritti tantissimi, tantissimi. Ok. Poi ho Francesco Caro Figlio. Di Francesco, leviamo questi, aspettate, un macello di libri. Francesco Caro Figlio, Jonas e il mondo nero. Lui è il figlio, se non erro, di Gianrico Caro Figlio. Volevo vedere se c'era scritto da qualche parte per non dirvi una cavolata. Comunque, Francesco Caro Figlio, scrittore, architetto, illustratore, regista, ha scritto numerosi libri, tra quali L'estate del cane nero, Voglio vivere una volta sola e Il maestro. Dopo diversi romanzi letti e apprezzati anche dai giovani lettori, Jonas e il mondo nero, la sua prima storia dedicata ai ragazzi, che io ho recuperato all'usato, però mi ispira perché comunque è questa storia noir, thriller, horror. Vi leggo il retro, precipitò in uno spazio buio e freddo, sempre più freddo, un volo interminabile nelle viscere della terra, come nel peggiore degli incubi. Tra il mondo magico di Neil Gaiman e le atmosfere inquietanti di Stranger Things, un'avventura straordinaria in quel territorio misterioso in cui realtà e immaginazione diventano una cosa sola. Bene, poi dentro è molto. È illustrato molto bene, mi ispira. Carino. Poi veniamo a
Lorenzo Marrone, Lorenzo Marrone, autore napoletano di cui ho letto La tentazione di essere felici, mi è piaciuto tanto, ancora di più Donne che non dormono mai, vorrei sbagliare il titolo, bellissimo, poi ve lo mostrerò nei libri letti e mi manca da leggere, magari domani resto. Bello, profondo, spiritoso, vero, un libro che più vai avanti a leggere più si fa bello, dice Luciana Littizzetto. Chiamarsi luce non è affatto semplice, specie se di carattere non sei sempre solare. Peggio ancora se di cognome fai di notte, uno dei tanti scherzi di quello scombinato di tuo padre scappato di casa senza un perché. Se poi abiti a Napoli, nei quartieri spagnoli, ogni giorno andare a lavoro in Vespa o un terno all'otto, se sei un avvocato con laurea a pieni voti, ma in ufficio ti affidano solo scartoffie e se hai un rottame di famiglia, ci sta che ogni tanto ti arraggi un po'. Dopo l'esordio folgorante con la tentazione di essere felice, la tristezza, il sonno leggero, il libro che ho letto, ma quello mi è piaciuto un po' meno rispetto alla tentazione di essere felici, la nuova straordinaria prova narrativa di Lorenzo Marrone, una piccola grande femmina del sud che proprio non ci sta a farsi mettere i piedi in testa. Capelli corti alla maschiaccia, jeans anfibi, Lucia è una giovane onesta combattiva, finché un giorno le viene assegnata una causa per l'affidamento di un minore, una causa che nasconde molte ombre, ma è forse l'occasione per sciogliere i nodi dal passato e mettere in ordine. Carino. Poi ho tra le mani questo saggio di Gianfranco D'Amico, Le emozioni sono intelligenti, esercizi per allenare il cuore e la mente. Questo saggio di questo autore di... Non c'è scritto, possibile? Da più di 20 anni lavora con persone, professionisti, aziende, organizzatori perché raggiungano due dimensioni cruciali, l'eccellenza umana in tutte le sue forme e il benessere come pienezza e realizzazione di sé. Ha scritto anche altri saggi e qui si parla di emozioni. Sapete, a me piacciono molto anche i saggi, li leggo con molta curiosità. Poi ho Mauro Corona. Di Mauro Corona non ho letto niente. Ho trovato questo libro di recente che vi devo mostrare in un nuovo book haul al Book Crossing, Arrampicare, una storia di rocce, di sfide e d'amore. Una passione, molte avventure, una filosofia, la lezione della montagna dura una vita. Gli alpinisti cercano l'impresa eclatante, io invece cerco l'emozione che ti può dare anche una cima piccola, che nessuno ha mai degnato di uno sguardo. Cerco nel groppo alla gola il privilegio di spostare una pietra e sentire l'eco dell'origine del mondo. Mauro Corona è scrittore, alpinista, scultore, è un autore bestseller tradotto in diversi paesi. Tra i suoi numerosi romanzi e saggi ricordiamo il recente 4 stagioni per vivere, che è il suo ultimo romanzo. Poi ho Tabucchi, di Tabucchi, Antonio Tabucchi, Viaggi, altri viaggi, sostiene Pereira, faccio vedere insieme, sostiene Pereira e Viaggi, altri viaggi. Tabucchi è uno scrittore, curatore, traduttore, vincitore di prestigiosi premi internazionali e ritenuto uno dei maggiori intellettuali europei del secondo Novecento. Famosissimo, sostiene Pereira, non sto qui a parlarvene, lo conoscerete. E Viaggi altri viaggi è proprio la storia dei suoi viaggi, ecco. Ci parla dei suoi viaggi. E mi incuriosisce leggere questo autore, sinceramente, vorrei leggerlo presto. E questo libro ha viaggiato molto lui, infatti qui si parla appunto dei suoi viaggi. Chiama all'appello i luoghi visitati e rivisitati e le scritture che li hanno raccontati. Le rimodella, ne sortisce un'opera specialissima che sulla mappa del mondo allarga il mondo contiguo delle sterminate letture che hanno anticipato, provocato e sempre accompagnato i viaggi. Il
I luoghi sono nomi, tappe, residenze, ma quel che più conta è la civiltà del guardare, del rammentare, del connettere luoghi alla gente. Poi ho Alessandro De Concini. Alessandro De Concini, 32 anni, è un divulgatore, insegnante, imprenditore digitale. Ha scritto questo saggio, Vince chi impara, guida strategica all'apprendimento efficace. Me l'ha omaggiato la casa editrice Feltrinelli. Io devo ancora leggerlo. E deve essere interessante capire più a fondo la psiche, la psicologia dei comportamenti, del come si impara, anche vedete dentro delle mappe, delle cartine, degli schemi per, non lo so, per aiutarci a capire meglio. Negli ultimi 10 anni ha approfondito in modo scientifico e sistematico il tema dell'apprendimento efficace, del metodo di studio e della cognizione, trasformando queste conoscenze in un lavoro. Poi ho Francesco Lotoro Lotoro, correggetemi, è pianista, compositore, direttore d'orchestra e docente di pianoforte presso il Conservatorio di Musica Niccolò Piccinini di Bari. Ha scritto Un canto salverà il mondo, la musica sopravvissuta alla deportazione. Ecco, questo è un libro bellissimo da leggere anche in questo periodo che si avvicina il giorno della memoria. E un grande pianista e compositore impegnato da oltre 30 anni in un'impresa epocale, costruire un archivio della musica sopravvissuta alla deportazione ai campi di prigionia. Bello, io ho iniziato di Primo Levi, che ora vi farò vedere se questo è un uomo. Libro che mi sta piacendo tanto, che avrò letto anche a scuola sicuramente, ma che voglio rileggere, che non ricordo molto. Questo me lo lascio fuori magari, così magari me lo ricordo. Poi ho Su tutti i vivi e morti, Joyce a Roma di Enrico Terrinoni. Enrico Terrinoni è titolare della cattedra di letteratura inglese presso l'Università per Stranieri di Perugia e insegna traduzione all'Università Yulm di Milano. E anche questi tre libri me li ha omaggiati la casa editrice e devo ancora leggerli. Sono passati 100 anni da quando uscì l'Ulisse e qui per la prima volta si affronta il buco nero della vita di Joyce, i 7 mesi e 7 giorni che trascorse a Roma, un periodo abissale oscuro che spiega molti misteri dello scrittore a partire dalla scintilla che diede origine al più grande romanzo del Novecento. Poi ho, vediamo se questo è italiano. Sì, Fabio Geda, nato nel 72 a Torino, dove vive. Ha scritto Nel mare ci sono i coccodrilli, libro fantastico che vi consiglio, libro per ragazzi ma anche per noi adulti. E ho recuperato da poco L'estate alla fine del secolo. Ve l'ho fatto vedere in uno degli ultimi book haul. Mi piace molto questo scrittore, mi è piaciuto molto Nel mare ci sono i coccodrilli e voglio leggere assolutamente presto anche questo. Questo parla, vediamo che dice sul retro, di sera dopo un pasto frugale si incantava a guardare fuori dalla finestra un punto lontano, con la pipa di schiuma tra le dita. Io allora mi sedevo di lato, così da scorgere un riflesso di luce nei suoi occhi, perché era come se lì si rispecchiasse una storia che in qualche modo era anche mia. Mi cercavo in lui, nelle rughe, nei gesti, nelle unghie e nell'odore, ma quasi mai mi trovavo, mentre lo sguardo per Dio, quello era mio, ne avrei riconosciuto l'inclinazione e il peso tra mille. Solo la direzione era diversa, io mi perdevo nel futuro, lui in ciò che era stato. Wow, a me piace la scrittura di Fabio Geda, mi piace. Poi Oh, di Nicola La Gioia, La Ferocia, anche questo quanto mi ispira. Nicola La Gioia è nato a Bari nel 73, ha scritto La città dei vivi, libro che vi straconsiglio, una storia vera del
dell'omicidio di un ragazzo, insomma, ora non ricordo il nome, qui non viene detto nulla. Comunque, La Ferocia, sono curiosa di leggere anche questa. Clara è magnetica, illumina le stanze in cui entra e le oscura a seconda della tempesta che l'accompagna. L'ultima volta che l'hanno vista viva camminava nuda nel centro della statale Bari Taranto. Questa è la storia di due giovinezze, una famiglia, una città, delle colpe dei padri annidate nella debolezza dei figli, di un mondo dove il denaro può aggiustare ogni cosa fino all'attimo preciso in cui è già troppo tardi. Al centro c'è un corpo di donna chiuso nello sguardo di tutti quelli che hanno creduto di poterlo possedere e intorno all'abissale cruenta vanità del potere, mobile intenso, la ferocia, un libro che costruisce un mondo, il nostro. Anche questo è un libro molto molto tosto. Poi vediamo a questi, ho pile e pile di libri di autori italiani, quest'anno vorrei approfondire, vorrei iniziare a leggerne molti di più. Perché ne ho tanti. Giuseppe, e anche perché mi interessa, è bella la nostra letteratura italiana, sia di autrici che di autori italiani. Ho questo di Giuseppe Catozzella, Non dirmi che ha paura. Catozzella scrive su numerose testate, ha pubblicato il libro in versi, La scimmia scrive romanzi e spianti. Ambasciatore ONU, non so di dove sia, non lo scrive. Non lo scrive, non viene scritto. Questa comunque è la storia reale di Samia e l'ha reinventata comunque in una voce dolcissima scrivendo un romanzo memorabile. Sola intraprende il viaggio di 8.000 km, l'odissea dei migranti dell'Etiopia al Sudan, attraverso il Sahara, la Libia, per arrivare via mare in Italia. Diventa un simbolo per le donne musulmane in tutto il mondo. Il suo vero sogno però è vincere. L'appuntamento è con le Olimpiadi di Londra nel 2012, ma tutto diventa difficile. Gli integralisti prendono ancora più potere, Samia corre chiusa dentro un burqa. Rimanere lì all'improvviso non ha più senso. Una notte parte a piedi rincorrendo la libertà e il sogno di vincere le Olimpiadi. Wow, storia molto toccante, deve essere dura, tosta anche questa. Un saggio di Filippo Ongaro, forte come l'acqua, i sei passi per diventare potente ed adattabile. Un saggio di crescita personale. Filippo Ongaro è medico degli astronauti dal 2000 al 2007. È il primo italiano a essersi certificato in medicina anti-aging e medicina funzionale negli USA. Seguitissimo sui social e su YouTube, ha lasciato l'attività clinica per dedicarsi al coaching e ad aiutare le persone a migliorare la salute, raggiungere la massima prestazione psicofisica e vivere una vita straordinaria. Vive e lavora in Svizzera. Che cos'ho quest'occhio che mi brucia, scusate? Ah, vabbè. L'acqua non si ferma davanti, non si ferma di fronte a nulla, supera qualsiasi ostacolo. Essere come l'acqua significa giungere sempre alla meta, essere inarrestabili ma duttili, senza una forma predefinita ma non comprimibili. Essere come l'acqua vuol dire essere profondi, forti, poliedrici. Poi Antonio Socci, tornati dall'aldilà. Antonio Socci, senese, giornalista Rai, è direttore della Scuola di Giornalismo di Perugia e collabora con Libero. Vi leggo il retro brevemente. Non si può e non si deve dire più, con triste disincanto, che da là nessuno è tornato, perché non è così, sono tornati ed è davvero il caso di ascoltarli. Un viaggio emozionante a confini della vita. Mi ispira. Dove si parla di queste cose? Io sono sempre curiosa di leggere libri che parlano della morte, del soprannaturale. Poi ho di Sandro Veronesi, libro famosissimo, Il colibrì, recuperato all'usato, sempre tutti, ve lo sto sempre a ripetere. E i colibrì hanno fatto il film di recente, non l'ho visto al cinema, ho sentito recensioni positive ma anche negative su questo libro.
E infatti sono curiosa proprio per questo. Un romanzo potentissimo che incanta e commuove sulla forza struggente della vita. Tu sei un colibrì perché, come il colibrì, metti tutta la tua energia nel restare fermo. Sandro Veronese è nato a Firenze nel 59, è laureato in architettura, ha pubblicato tantissimi libri, Gli Ispirati, Per dove parte questo treno allegro, Live, tanti, tanti, tanti. Caos Calmo, famosissimo, io non l'ho letto. E si parla di Marco Carrara, della sua vita di continue sospensioni, ma anche di coincidenze fatali, di perdite atroci e amori assoluti. Non precipita mai fino in fondo, il suo è un movimento incessante per rimanere fermo, saldo, e quando questo non è possibile, per trovare il punto d'arresto della caduta. Perché sopravvivere non significhi vivere di meno. Mi ispira un mondo intero in un tempo liquido che si estende dai primi anni 70 fino a un cupo futuro prossimo, quando all'improvviso splenderà il frutto della resilienza di Marco Carrara. È una bambina, si chiama Mirajin, e sarà l'uomo nuovo. Storia di rinascita, di lotte, di sopravvivenza. Mi ispira tanto anche questo romanzo di Marco Balzano, Il resto qui. Marco Balzano è nato a Milano nel 78, dove vive e lavora come insegnante. E ha pubblicato anche raccolte di poesie, ha pubblicato anche altri romanzi e i suoi libri sono tradotti in diversi paesi. Di questo ho sentito parlare solo che bene. Quando arriva la guerra o l'inondazione, la gente scappa, la gente non trina, caparbia come il paese di confine in cui è cresciuta, sa opporsi ai fascisti che le impediscono di fare la maestra, non ha paura di fuggire sulle montagne col marito disertore e quando le acque della diga stanno per sommergere i campi e le case, si difende con ciò che nessuno le potrà mai togliere, le parole. Bello anche questo. Questi sono libri che ho da tempo nella mia libreria e che devo assolutamente leggere, così come questo di Domenico Starnone Lacci, che hanno fatto anche il film di recente, mi pare in TV, ma non l'ho visto. Domenico Starnone, autore napoletano, nato nel 43, ha fatto a lungo l'insegnante, è stato redattore delle pagine culturali del Manifesto, ha pubblicato anche tanti altri romanzi. Io di lui non ho letto nulla, inizierò con Lacci, che è uno dei più famosi. Che cosa lasciamo quando lasciamo qualcuno? Una casa, una famiglia, il passato, un'idea di futuro, la nostra peggiore fotografia impressa a fuoco, negli occhi di chi abbiamo amato. Passiamo la vita a spaccare vasi, incollare cocci, illudendoci di essere nuovi di zecca e cerchiamo di non guardare troppo indietro, perché il tempo dei bilanci è un tempo vano, ridicolo e struggente. Domenico Starnone ha scritto un libro intensissimo e vero, il racconto a tre voci delle forze sotterranee che tengono in vita i matrimoni anche dopo l'amore. Abbiamo imparato entrambi che per vivere insieme dobbiamo dirci molto meno di quanto ci nascondiamo. Mamma mia, anche questo mi ispira tanto. Ah, mi lacrima l'occhio. Il trucco esatto. Poi ho questo trovato abbandonato lì, me l'ho presi, però ultimamente non ho sentito belle opinioni, non è che mi ispira tanto, però ce l'ho e lo leggerò. Di Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi. Ditemi voi come lo avete trovato, fatemi sapere comunque di tutti questi libri, di questi autori, quale vi ispira e quali avete letto e quali mi consigliate poi. Mattia pensava che lui e Alice erano così, due primi gemelli, soli e perduti, vicini ma non abbastanza per sfiorarsi davvero. A lei non l'aveva mai detto. Paolo Giordano è nato a Torino nell'82, è laureato in fisica teorica e lavora presso l'università con una borsa di dottorato. Questo è il suo primo romanzo. Poi ho il mio amato Terzani, di cui ho letto un altro giro di giostra, bellissimo, e anche un altro. E sono curiosa di leggere In Asia, La fine è il mio inizio, e Lettere contro la guerra l'avevo iniziato, ma poi l'avevo abbandonato perché non ero nel mood giusto, mi risultava pesante, quindi boh, non so se poi magari lo riprenderò.
Tiziano Terzani nasce a Firenze nel 38 e per 30 anni vive con la moglie e due figli in Asia, per l'appunto ha scritto in Asia dove ci parla di questa terra. E poi sono curiosa tanto, tanto di leggere La fine è il mio inizio, che è uno dei suoi romanzi più famosi. Vi leggo questo dietro. Intanto tu sei venuto a tenermi per mano e questo ci dà l'occasione di parlare del viaggio di quel ragazzino nato in un letto di Via Pisana, un quartiere popolare di Firenze, che si ritrova nelle grandi storie del suo tempo: la guerra in Vietnam, la Cina, la caduta dell'impero sovietico, poi va sull'Himalaya e adesso è qui, in una sua piccola Himalaya, ad aspettare questa ora, secondo me, piacevole. Allora questa è la fine, ma anche l'inizio di una storia che è la mia vita e di cui mi piacerebbe ancora parlare con te, per vedere insieme se tutto sommato c'è un senso. Questo deve essere bellissimo, così come in Asia, i mille volti di un continente immenso, fra culture secolari e un futuro che è già cominciato. Poi ho Cesare Pavese, io ho già letto un suo libro, La luna e falò, se non erro, volevo vedere se ho detto bene il nome, non c'è scritto, come mai. E ho da leggere La casa sulla collina, La casa in collina, Cesare Pavese, possibile. La luna e falò, sì, ho letto, bellissimo. E ora voglio leggere anche questo. E il momento forse più alto della maturità dello scrittore Cesare Pavese, la storia di una solitudine individuale di fronte all'impegno civile e storico, la contraddizione da risolvere tra vita in campagna e vita in città nel caos della guerra, il superamento dell'egoismo attraverso la scoperta che ogni caduto somiglia a chi resta e gliene chiede ragione. Poi di Italo Calvino. Ho Il sentiero dei nidi di ragno, famosissimi classici, queste storie di questi autori italiani. Questo romanzo è il primo che ha scritto. E voglio vedere, però, no, non c'è scritto. Non sto piangendo, mi sta lacrimando quest'occhio maledetto, aciderba. Vabbè. Inventai una storia che restasse in margine alla guerra partigiana, ai suoi eroismi e sacrifici, ma nello stesso tempo ne rendesse il colore, l'aspro sapore e ritmo. Poi ho Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari, Dino Buzzati di Belluno, nato a Belluno nel 1906, morto a Milano nel 1972. E era quello il giorno atteso da anni, il principio della sua vera vita. Ai limiti del deserto, immersa in una sorta di stregata immobilità, sorge la fortezza Bassiani. Lì il tenente Giovanni Drogo consuma la propria esistenza nella vana attesa dell'invasione dei Tartari. In questa vicenda, nata dalla trasposizione in un mondo militare fantastico e dalla monotona routine notturna nella redazione del Corriere della Sera, si ritrovano tutti i temi della narrativa buzzatiana, ricca di allegorie magiche e surreali, cariche di angoscia e di fascino, di simbologie che investono il senso dell'esistenza e delle azioni umane. Poi ho di Primo Levi, adesso ho in lettura Se questo uomo, volevo leggere un libro che parlasse appunto dell'Olocausto, del giorno della memoria, io ho scelto questo. Ve ne parlerò poi a fine mese, a inizio mese febbraio. Poi ho di Primo Levi La tregua e I sommersi e salvati. Primo Levi è nato a Torino nel 1919 e morto non so dove nel 1987. La tregua è un diario del viaggio verso la libertà dopo l'internamento nel lager nazista. La tregua, seguito da questo è l'ultimo, prima la tregua e poi ecco, io dovevo leggere, mi rendo conto adesso, la tregua, prima di Se questo è un uomo. Però va bene così, lo leggerò dopo, sarà lo stesso. E poi Sommersi e salvati. Sommersi e salvati.
Le risposte dell'autore di questo nuovo nel suo ultimo e per certi versi più importante libro sulla guerra nazisti, un saggio imprescindibile per capire il Novecento e ricostruire un'antropologia dell'uomo contemporaneo. Quindi Sommersi e Salvati è l'ultimo. Prima c'era la tregua. Vabbè, leggerò dopo la tregua e poi Sommersi e Salvati, è uguale. Poi sempre di Italo Calvino ho Marco Valdo, io ho recuperato questa edizione per ragazzi illustrata da Sto di Oscar Junior Mondadori. Marco Valdo, Italo Calvino è nato, ecco, Italo Calvino è nato a Cuba, mi rendo conto, è uno dei più grandi scrittori italiani comunque nel Novecento, quindi lo posso classificare anche se è nato a Cuba, italiano. Marco Valdo, personaggio buffo e melanconico, è il protagonista di una serie di favole moderne. E, insomma, scrisse Italo Calvino segnando come in un suo block notes avvenimenti impercettibili nella vita di una grande città industriale, quali possono essere il passaggio di una nuvola carica di pioggia o l'arrivo mattutino di uno sbuffo di vento. Un'edizione illustrata da Sto che vuole essere un omaggio a due grandi del nostro Novecento. Deve essere molto molto carino Marco Valdo. Poi ho Gianni Rodari, famosissimo, nato a Omegna nel 1920, dopo una breve esperienza di insegnamento elementare, lavora come giornalista e comincia quasi per caso a scrivere per bambini. Vabbè, io ho recuperato il famosissimo Favole al telefono, il secondo libro delle filastrocche, poi ho recuperato La torta in cielo, l'ho recuperati tutti per la mia bambina, La filastrocca di Pinocchio, che abbiamo letto, questo abbiamo iniziato a leggere, molto molto carini i suoi libri, famosissimi, da sempre io ricordo Favole al telefono, lessi. E non conoscono il passare del tempo, le sue favole, le sue opere. E ad oggi continuiamo a leggerlo, sì. E poi ho due classici, che in questa edizione Oscar Classici Mondadori, in questa edizione nera, ho Il principe di Niccolò Machiavelli. E poi ho Verga, I Malavoglia, Giovanni Verga, e opere famosissime, classici famosissimi, questo dell'Ottocento, e questo sarà anche questo, credo. Scritto a Machiavelli nel 1513, il principe ancora oggi a distanza di secoli, questo è del 500, non solo un classico di teoria politica, ma anche un capolavoro della letteratura di tutti i tempi. E io vi ho mostrato tutti i libri di autori italiani che ho da leggere, sono tantissimi. Vediamo se ho dimenticato anche questa volta qualcosa, se l'ho dimenticata. La recupero e poi ve la mostro in un altro video, fa nulla. Il prossimo video che voglio farvi sarà sugli autori italiani che ho letto. Ce ne sono diversi anche qui, non sono tanti quanto questi, però qualcosa ho. Io spero che questo video vi possa essere stato utile. Come sempre, potete aver preso spunto su qualche autore italiano. La letteratura italiana è sempre importante, è sempre bene leggerla, continuare a leggerla, non abbandoniamola. A me piace anche molto la letteratura orientale, americana, leggo un po' di tutto, però questa italiana la leggerò sempre con molto, molto piacere. E fatemi sapere se vi è stato utile quali autori mi consigliate. Autori italiani di leggere, magari che non vi ho mostrato qua. E spero di avervi tenuto compagnia. Vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!